ormai credo si sia capito quanto Persona 5 mi sia piaciuto e mi sia rimasto dentro. Credo proprio che il quinto capitolo mi sia piaciuto davvero molto. E ancora la gente mi chiede se mi è piaciuto. E l'anno scorso abbiamo anche finito il quarto capitolo. Quindi ormai con l'interesse intrinseco nella saga di Persona, finito il quarto capitolo, ho subito pensato di giocare anche il terzo. Ma la notizia che il terzo capitolo sarebbe stato ricreato da zero, ho detto ok, aspettiamo. E oggi, 2 febbraio 2024, finalmente è il momento di aprire e scoprire cosa c'ha ad offrire il terzo capitolo della serie. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Come penso avrete notato, il video di oggi esce di venerdì e non di mercoledì. Per ovvia ragione. Però prima togliamoci questa giacca, che finché devo fare cosplay va benissimo, ma con queste luci credo che il caldo non sia sopportabile. Come avete appena potuto vedere, ho acquistato la Aegis Edition di Persona 3 Reloaded. Il perché di questa scelta, diciamo che è stato spinto un po' dalla curiosità, ma anche ormai dall'affetto verso questa serie. D'altronde presi solo il disco quando uscì Persona 5 Royal, perché ancora non conoscevo il brand. Una volta affezionato, ho acquistato, usato, anche la Special Edition con la maschera. E devo ammettere, quando ho visto la scatola, pensavo fosse più piccola rispetto a quella di Persona 5, invece la grandezza è uguale, cambia solamente il retro, per ovvie ragioni, visto che qua c'è un'action figure intera. Quindi, visto che la plastica è già alzata, ecco qua, e prima di aprirla vediamo cosa c'è scritto sul retro. Abbiamo l'artbook, l'action figure, le colonne sonore e tutti i DLC disponibili fino adesso. Quindi scoperchiamolo. Ah, va che bello. E devo dire che già la scatola si presenta davvero molto bene, con l'illustrazione lucida di Aegis. Apriamo quindi la scatola. Ecco qua. E la prima cosa che ci troviamo è l'artbook, che devo dire è un po' sottile, soprattutto comparato a quello di Persona 5 Royal. Ma persino quello di Royal è molto più piccolo rispetto a quello ufficiale, sia nella grandezza sia nel contenuto. Ma non siamo qui a vedere chi ce l'ha più grande. Diamo quindi un'occhiata rapida, perché non mi voglio spoilerare nulla, all'artbook appunto di Persona 3. Inizia ovviamente con vari artwork di tutti quanti i personaggi e molto probabilmente anche delle persone. Infatti qua ci sono tutti i concept art dei vari personaggi, personaggi di cui non leggerò il nome e non mi interesserò. Però ci sono anche i cutscene, ovvero le scene quando fai gli attacchi speciali e fai un colpo critico, oppure colpisci una debolezza. Anche qui ci sono altri personaggi che non guarderò e tutti i vari bozzetti dei personaggi. Però, come dicevo, questo mettiamolo via. Poi abbiamo i nostri codici DLC, che ovviamente copro, ma nel momento in cui questo video sarà uscito li avrò già usati. E subito prima della nostra action figure troviamo le colonne sonore, ovviamente anche queste sigillate, che per il momento non aprirò perché tanto sono CD. E appunto, parlando di dischi, che tra l'altro noto adesso non è un grande problema che è in inglese, per qualche arcano motivo il retro. Però all'interno c'è già scritto che contiene anche il codice per le musiche di Persona 4, e quindi potete anche ben capire del perché del cosplay di prima. Prima di aprire il disco, apriamo l'ultimo strato della scatola e troviamo, pensavo fosse grande tanto quanto la scatola, invece è un pelo più piccola, appunto la nostra action figure di Aegis. Di solito non l'aprirei, o meglio, non l'aprirei adesso, ma per il bene di questo video farò un'eccezione. Ecco qua, operazione chirurgica per aprire ste scatole senza rovinarle. Apriamo quindi la nostra action figure. Come vi dicevo, io sono andato a fiducia, quindi non so chi lei sia, né tantomeno la sua storia. Ma se mi metti un'action figure in un'edizione speciale, vuol dire che è un personaggio importante. Ora, guardando la figure, è molto piccina, non lo voglio negare. Però comunque ha il suo fascino. Va che bellina. Anche se devo dire il materiale è praticamente vuoto di ste rocce, i dettagli della figure sono belli, soprattutto le scritte. Sono sicuro che allo stesso prezzo, ovvero 200 euro, e sì, è abbastanza alto il prezzo, ma ripeto, sono sicuro che per lo stesso prezzo avrei potuto prendere una singola action figure dello stesso personaggio, più grande e probabilmente molto dettagliata. Ma questo non nega che comunque il contenuto per me vale la pena. Ripeto, il prezzo però
un pelo alto. Quindi per il momento la risigilliamo nella sua scatola, fino a che non avrò un posto adeguato dove metterla, magari con un vicino di casa. E siamo arrivati alla fine di questo video, manca solamente l'ultimo pezzo da aprire. C'è da dire che però questo disco esce con il disco classico, almeno nella confezione speciale di Royal era uscita con la Steelbook, ma c'è da dire che Royal è una seconda edizione di Persona 5 e questo gioco, appunto, io ripeto, non so nulla della storia, ma so che molti hanno già risposto a questa domanda, ovvero che il finale dei giochi per PlayStation 2 è diverso da questo, ovvero è la prima versione del finale e che molto probabilmente uscirà come DLC o come nuova versione. Non sarebbe nuova questa cosa per Atlus. Basti ricordare appunto Persona 3 che esce in versione FES, Portable, Persona 4 esce con Golden, Persona 5 esce con Royal. Non dovremmo neanche sorprenderci se Persona 3 Reloaded uscirà nuovamente fra 1 o 2 anni con un'altra versione. Ormai sappiamo benissimo che Atlus funziona così. Apriamo quindi l'ultimo componente e all'interno troviamo appunto il DLC per le musiche di Persona 4 e ovviamente il nostro disco per PlayStation 5. Quindi tutto quello che rimane da fare è installare il gioco, installare DLC e vederci per il primo episodio di questa nuova serie. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al primo episodio di Persona 3 Reloaded. Ciao a tutti! You back.